Questo è Ulrich Wiener, vestito da capo a piedi con un abito schermante, che indossa quando va per 2 o 3 ore a tenere conferenze in zone ad alto elettrosmog. 5 anni fa, dopo un crollo psicofisico, la sua vita è cambiata radicalmente. Le persone sono assai più sensibili alle radiazioni elettromagnetiche di quanto inizialmente si ritenesse. La rivoluzione radiomobile ha i suoi lati negativi. Da un lato ci sono delle persone che hanno problemi, dall'altro esistono delle organizzazioni, come quella mondiale della sanità, che minimizzano e dicono non ci sono effetti sulla salute, è tutta immaginazione. Così lavorano per l'industria a danno della gente. La cosa deve finire. Anche Ulrich Wiener, che soffre di sindrome da microonde, viene accusato di lamentare sintomi immaginari. Da 4 anni passa da una zona d'ombra radioelettrica all'altra perché solo lì può stare senza l'abito schermante. Comunque il radiotecnico professionista non ha nulla contro la tecnologia radiomobile in quanto tale. Mobile comunicazione, bin ich überhaupt kein Feind, ja. Non sono contro la comunicazione mobile, solo che al momento non è più solo mobile, ma anche domestica. Voglio dire che è possibile comunicare col telefonino perfino dalla cantina di casa, e questo non era previsto. Per me il telefonino è sempre stato uno strumento per comunicare all'aperto, tutt'al più da casa vicino a una finestra dove c'era più campo e basta. Con questa apparecchiatura Wiener rileva anche acusticamente la radiazione elettromagnetica e ci fa vedere, ad esempio, quale elettrosmog permanente crea un cordless in casa. Abbiamo visto che l'indicatore luminoso è schizzato subito al massimo e si è sentito un forte ronzio. Ciò significa che questo tipo di cordless emette radiazioni elettromagnetiche per tutto il giorno, anche quando non viene usato. Difatti, il telefono portatile è rimasto sulla base. Prima di lasciare la zona d'ombra radioelettrica, Wiener rinforza il suo organismo assumendo vitamina C e calcio per via endovenosa. Potrà così sopportare meglio gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche. Nel frattempo è stato dimostrato che se nuociono a un numero sempre maggiore di persone. I paesi scandinavi hanno già adottato delle misure a questo proposito. I primi studi condotti in Svezia mostrano che in un periodo di esposizione di 10 anni il rischio di contrarre tumori al cervello triplica. Ciò vuol dire che qua non si ha il sospetto, bensì la prova che l'impiego della tecnologia radiomobile provoca disturbi e malattie. Ulrich Wiener continua ad andare per la sua strada, informando su quel che pare un piccolo problema di telecomunicazione, ma che per l'umanità un giorno potrebbe diventare molto grande.